versante nord dell'Etna. Zona di grandi pianure, di vigne, di casolari, ma anche di un cono vulcanico che merita particolare interesse. Si chiama Monte Moio ed ha delle caratteristiche che colpiscono subito. Per cominciare, si tratta dell'unico cono vulcanico dell'Etna che non si trova in provincia di Catania, bensì in quella di Messina. Tant'è che si tratta anche del cratere che si è aperto a maggiore distanza dalla cima del vulcano, ben 18 chilometri. Raggiunge i 703 metri sul livello del mare e si eleva per 120 metri dalla pianura circostante. Ha un diametro di circa 700 metri. Insomma, è un gigante. Cominciamo la visita del vulcanetto, come definito da queste parti. Pur essendo fuori dai vincoli del Parco dell'Etna, si trova comunque all'interno di un altro parco naturale, quello fluviale dell'Alcantara. In effetti a quel fiume il monte è assai vicino. Si può accedere a piedi, attraverso un viottolo che parte dalla sua base nord-orientale. Come leggiamo nel cartello del parco, ci troviamo a 588 metri di quota e dovremo affrontare una salita davvero lieve per arrivare in cima, per una lunghezza che non supera il chilometro. Siamo attorniati da un vasto uliveto. Si incontrano lungo il percorso testimonianze del passato agricolo. Tipico il pavimento lastricato, rocce vulcaniche ricavate dalla stessa natura di questo territorio. Sempre bello vederne uno così ben fatto. È il miglior modo per collegare le origini di questa terra con la necessità dell'uomo. Natura modellata alla bisogna, ma ancora pienamente riconoscibile e in qualche modo intatta. L'aspetto è rurale, termine che perviene direttamente dal latino, ruris, campagna. Qualche area attrezzata, per farlo diventare anche terreno di incontro e aggregazione. Dopo un primo tratto pianeggiante, cominciamo la risalita del monte, già a poca distanza dalla cima. Qui, quelle stesse pietre di basalto che tanto piacere hanno dato agli occhi, possono diventare anche un rischio. A causa della sua esposizione a tramontana, il sentiero rimane spesso in ombra. Per questo può capitare in determinate condizioni di trovarlo scivoloso. Bisogna fare attenzione e, dove possibile, camminare sulle zone erbose sui margini. Verbasco comune, o Eva ricuttara, veniva usata per fasciare l'interno dei cestini di vimini per disporvi la ricotta. Comincia a vedersi qualche paesaggio, lo attenzioneremo meglio da più in alto. Giunti sull'orlo c'è ancora modo di salire di quota, cominciando a camminare lungo il ciglio, ma niente paura. Il sentiero è così largo che cadere sarebbe impossibile. Anche se, si sa, fare attenzione è sempre importante. Ma concentriamoci prima su quello che si vede da questo versante. Ci sono i Peloritani, montagne composte da rocce sedimentarie e metamorfiche. Si vede bene un paese, Emalvagna, comune fondato nel 1626. Si espanse fortemente perché gli abitanti della vallata sottostante dovettero abbandonare le proprie terre a causa della forte presenza di malaria. L'aria pura del territorio fertile convinsero molti a rimanere qui, tramutandolo in un principato già 2 anni dopo la sua fondazione. Tutto il cono è disseminato da bombe vulcaniche delle dimensioni più disparate, prodotte e lanciate durante l'eruzione che formò Monte Moio. Sono rocce che hanno decine di migliaia di anni. Con più precisione, anche se mai si può avere un'età esatta per eruzioni così antiche, il cono di Monte Moio risale a circa 29.000 anni fa e si è formato durante il periodo del vulcano ellittico. Si tratta sempre dell'Etna, ma è l'edificio vulcanico precedente a quello attuale, detto Mongibello. Per intenderci, è lo stesso periodo in cui si formò Pizzide Neri o Monte Barca nei pressi di Bronte. La ricaduta di bombe, cenere e lapilli di quell'eruzione
formò un massiccio deposito piroclastico che arrivò fino a 2,5 km dalla frattura eruttiva. Il materiale più leggero, probabilmente, arrivò in Italia centrale, in Grecia e in Libia, come tante volte successo durante violente eruzioni del passato. La direzione della frattura su cui si sono impostate le bocche dipende dai lineamenti tettonici della catena montuosa in cui si trova. Per molto tempo si pensò che la colata su cui scorre il fiume Alcantara ed in cui si trovano le famose gole fosse stata emessa proprio da questa bocca. In realtà all'interno di quella valle si sono insinuate almeno 3 colate laviche, di età molto diversa tra loro. Ma la vera colata di Montemoio potrebbe essere stata molto più piccola. E ciò che oggi ne rimane si può osservare fino a 1 km a sud del cratere. Il resto è sepolto dalle colate più recenti e dai depositi portati dal fiume Alcantara. C'è poi quella leggenda, che vuole che 2 fratelli coltivassero un campo di grano da queste parti. Uno dei due era cieco e non poteva vedere che l'altro, a sua insaputa, teneva una maggiore quantità di raccolto per sé. Tale sembrerebbe da raggiungere le dimensioni di una montagna. La furia degli dèi fece scagliare un fulmine che incenerì il fratello ladro e tramutò il cumulo di grano nel Monte Moio. Ed è proprio da questa leggenda che potrebbe derivare il nome del monte. Moio da modio, un recipiente con cui si usava misurare il grano. Ma ampliando le ipotesi potrebbe anche riferirsi alle acque del vicino fiume, limpide e abbondanti, in arabo moia. Man mano che ruotiamo sull'orlo il paesaggio cambia, ed è qui che finalmente riusciamo a vedere la sagoma dell'Etna. Appare immenso, forse ancor più che da tutti gli altri versanti. La neve non resiste che sulle quote più alte, mentre sotto è una ricchezza di colori. Spicca soprattutto una gran quantità di verde, tonalità chiare, una quasi totale assenza di pendenza, è la valle dell'Alcantara. Sono pianure fertili, dovute proprio ai depositi alluvionali del fiume, materiale che viene trasportato dall'acqua e depositato alla fine di esondazioni nel corso del tempo. È probabile che la lava dell'Etna moltissimo tempo fa sia arrivata ad espandersi per questa valle, ma il fiume ha poi coperto, in un certo senso riparato, quella roccia. Sotto uno strato di sedimenti che dà a quest'area un aspetto dolce e rassicurante. Tuttavia sappiamo che in un ambiente vulcanico gli scenari cambiano nel tempo. Basta pensare allo stesso monte su cui vi sto facendo virtualmente passeggiare. L'eruzione che lo formò deve essere stata imponente, con un'esplosività estremamente violenta. Una scena che sa di apocalittico. Ma oggi tutto verrebbe da pensare quassù fuorché alla virulenza di un evento vulcanico così grande. Un'emozione non da meno è vedere i monti che chiudono di fatto l'Etna settentrione. Siamo immersi tra i peroritani. Oltre queste sommità, la lava non è mai arrivata e probabilmente mai potrà farlo. Il rilievo più alto è la cosiddetta punta di Castelluzzo, ai cui piedi si trova il paese di Roccella Valdemone, anticamente chiamata Uricella per le presunte cave d'oro che si trovavano in quella zona. Tutto l'insieme forma un acquerello che è difficile dimenticare ed il cui goderne lascia nell'anima un'impronta di serenità, una lavatura di tutto ciò che è negativo. Thank you.
Torniamo al tecnico. Montemoio non è composto da un solo cono. Oltre a quello principale sono visibili dei bastioni di scorie saldate. In tutto si contano 3 bocche. Ma quell'attività vulcanica ha avuto qualcosa che l'ha resa diversa da molte delle manifestazioni eruttive dell'Etna. Si è trattato infatti di un'eruzione eccentrica. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta. All'interno del vulcano vi è un sistema di alimentazione che permette la risalita del magma che staziona nelle profondità. Il più delle volte questo magma trova una via d'uscita attraverso i crateri che stanno in cima al vulcano o da fratture aperte nelle loro vicinanze, causando delle eruzioni dette terminali o subterminali. Ma può capitare che il magma cerchi e trovi una via d'uscita anche dai fianchi del vulcano. Se queste attività sono comunque legate al sistema d'alimentazione centrale, sono dette eruzioni laterali, e di solito il magma esce fuori dal fianco svuotando il condotto centrale, che è comunque libero di far uscire parte del gas. Le eruzioni eccentriche invece sono sempre eruzioni che partono dal fianco del vulcano, ma sono alimentate direttamente dalle parti più profonde, senza nessun collegamento con il condotto centrale. Pertanto il gas non ha una via d'uscita e rimane all'interno del condotto fino a quando non arriva in superficie, causando attività esplosiva più violenta. Un tipo di eruzione poco frequente, ma così si è formato Montemoio. Sulla perpendicolare a sud del monte si trova il centro abitato di Moio Alcantara, distante dal cono 500 metri. Esso sorge in parte sulla colata lavica dello stesso monte. Si tratta di un comune di 700 abitanti, di probabile origine feudale quattrocentesca, ma nacque come borgo solo nel 1602. In epoca fascista Moio fu unito alla vicina Malvagna e definiti con la denominazione unitaria di Lanza, dalla famiglia fondatrice di entrambi i borghi, benché già dal 1947 risultino 2 comuni separati. Il cratere principale ha un diametro di circa 260 metri lungo l'asse est-ovest, mentre ne misura 210 su quello nord-sud, con una circonferenza di 530 metri. Al suo interno potrebbero stare comodamente 3 campi da calcio. Il fondo del cratere ha una profondità di 70 metri rispetto alla vetta, e dal suo interno è cresciuto un boschetto di roverella. Vi si accede tramite una scala di legno, alcuni muretti di contenimento mostrano tra le rocce delle bombe vulcaniche. Può capitare anche di fare piacevoli incontri. Intanto il sole vaga nel cielo in cerca di riposo e muta ombre e trasparenze.
di paesaggi che sembrano davvero senza fine. Monte Moio è un cono piroclastico che ancor più di altri merita una visita. Natura isolata e viste mozzafiato, di paesaggi di confine, di Etna che non è Etna. Un luogo che entusiasma, che sorprende, e che è solo uno tra i tanti unicamente sorprendenti che riserva questo vulcano. Ancora una volta, l'Etna merita davvero.